proporvi una attività alternativa da poter fare con il Didò, in collaborazione con l'asilo nido di Vaprio, perché la mia collega Daniela mi ha suggerito che oltre alle formine con il Didò si possono fare tantissime cose interessanti, come ad esempio se abbiamo a casa delle tavolette di legno, io le avevo, oppure è possibile utilizzare il fondo della scatola dei cereali, la tagliamo a forma di quadrato e possiamo utilizzare quello. O quello delle brioche. Se abbiamo poi dei gomitoli di lana colorati, attacchiamo dei piccoli pezzettini di Didò sulle tavolette o sul cartone, che fa da colla al nostro filo di lana, e con i fili di lana colorata possiamo disegnare o costruire una cornice per fare un quadretto, oppure abbiamo costruito anche un pezzo di pista per le macchinine. Vediamo se ci passa anche una moto. Dobbiamo costruire tante tavolette in modo da fare una pista lunghissima. E questo quadretto possiamo poi utilizzarlo per incollare dentro la carta, per fare un colore con i pennarelli, con i pastelli, con le tempere e con i pennelli. Con quello che avete a casa a disposizione. Ciao!